vincendo 3-2 nel finale al Giovanni Paolo II in una gara molto bella ed emozionante tra due squadre ai vertici della graduatoria. Prosegue dunque la sua marcia in vetta alla classifica la squadra di Mister Chiozzo, che infine l'ottava vittoria in 9 gare tiene così a distanza il Cesena, staccando i ragazzi di Cudini. Ancora senza Margarita, il tecnico di casa decide di lasciare in panchina Fioretti per fare spazio a Dorato e presenta un 11 con Avella in porta, Arapi e Riccio esterni di difesa con Benedetti e De Santi, scoppia centrale, Losic e Pignat sulla mediana con Franchi, Melandri e Bittaglie che agiscono alle spalle di Dorato. Cudini propone un 4-3-3 con Monti tra i pali, pacchetto di difesa composto da Massetti, Salvatori, Dalmazzi e La Barba, Blando in mezzo al campo con Candellori e Bontà ai suoi fianchi e Tridente con Liguori, Moretti e Minella, arbitra Caldera di Como. La squadra ospite è subito propositiva e costringe il Matelica sulla difensiva nei primi minuti. Al terzo Blando con un diagonale rasoterra chiama Avella al primo intervento della gara. Poco dopo Minella, rimesso in gioco dal tocco di un difensore di casa, cerca la porta ma viene murato in corner. Il Matelica sembra sorpreso dell'atteggiamento degli abruzzesi, ma al primo affondo riesce a colpire. È il sesto, Franchi sfugge alla guardia di La Barba sulla destra e centrabasso per Dorato, che da due passi trova la deviazione che mette fuori causa Monti e porta in vantaggio il Matelica. Gli abruzzesi si spingono subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma non trovano spazi per costruire chiare occasioni da rete con il Matelica che contiene senza troppi affanni il tentativo di reazione del notaresco e prova a pungere in contropiede con Franchi e Melandri, ma non riesce a creare pericoli dalle parti di Monti. La squadra di Cudini resta stabilmente in avanti, ma l'unica conclusione verso la porta di Avella arriva a metà tempo con La Barba che dai 20 metri manda altissimo. Al 24esimo è Minella a cercare il diagonale, ma il pallone finisce lontano alla porta marchigiana. Al 26esimo Franchi esce vincitore dal duello sulla fascia con La Barba e riesce a mettere in area per Melandri, che allarga però il tiro col destro. Al 28esimo, da un pallone buttato in area biancorossa da Blando, nasce una serie di batti e rivatti davanti ad Avella, che poi è attento sulla conclusione finale dalla distanza di Massetti e blocca. Al 30esimo La Barba è il primo ammonito della gara, dimostrando di soffrire tremendamente la vivacità di Franchi, che un minuto dopo mette al centro ancora dalla destra. Il pallone viene spinto in fondo alla rete da Vittaglie dopo aver attraversato tutta l'area ospite, ma il direttore di gara non convalida per la posizione irregolare del giocatore biancorosso. Salvatori da lontanissimo al 36esimo carica il destro ma non inquadra la porta di Avella. Pochi istanti dopo Bontà entra col gomito alto su Dorato a metà campo con Caldera che gli mostra il giallo tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano l'espulsione del numero 10 rosso-blu. Insistono i ragazzi di Cudini con il Matelica che stringe i denti ripiegando con tutti gli effettivi nella propria metà campo. Gli ospiti collezionano una serie di tiri alla bandierina dei quali non scaturiscono pericoli per l'estremo difensore di casa. La squadra di Chiozzo però fatica a distendersi in avanti come nella prima mezz'ora. La gara vive anche di qualche momento di tensione, ma prima della fine della prima frazione il Matelica riesce a portarsi sul 2-0. Dorato questa volta sempre dalla destra, centrabasso, Massetti nel tentativo di anticipare Bittaglie infila la propria porta mandando così i biancorossi negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Il secondo tempo si apre con il notaresco che prova subito a riaprire la partita. Minella dopo due minuti ci prova di potenza ma la sua conclusione non è precisa e al sesto Benedetti sbaglia il disimpegno e permette a Bontà di recuperare palle e provare il tiro sbarrato da De Santis che devia in corner. Il Matelica contiene e non disdegna qualche puntata offensiva come intorno al quarto d'ora quando su tiro alla bandierina da destra Dorato prova a girare di testa a centro area, senza però trovare la porta avversaria. Poco dopo fuori Franchi per Cuccato e due minuti più tardi dentro Bugaro al posto di Benedetti nei padroni di casa. Bontà ci prova con una punizione dalla sinistra con una traiettoria insidiosa che finisce non lontana dai pali di Avella, mentre ancora su azione di corner al 64esimo il Matelica mette i brividi alla difesa abruzzese con un pallone tagliato che attraversa tutta l'area senza trovare la correzione vincente.
Un minuto dopo è Losicco ad impegnare Monti con una bella conclusione dalla distanza e il portiere si rifugia ancora in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il San Nicolò Notaresco riesce a ripartire in contropiede e Cuccato stende ingenuamente Moretti in area. Caldera non ha esitazioni e comanda la massima punizione per la squadra abruzzese. Minella dagli 11 metri spiazza Vella e riapre la partita. Riprende coraggio il San Nicolò Notaresco con il Matelica che si innervosisce e concede campo ai ragazzi di Cudini e in pochi minuti finiscono sul taccuino di Caldera, prima Rapi e poi Pignat. La squadra ospite ci crede e riprende a spingere con convinzione, trovando il pari al 77esimo quando la difesa biancorossa concede il fondo a Liguori sulla destra e poi non riesce a chiudere sull'inserimento di Bontà, che è il più lesto di tutti a raccogliere l'invito del compagno, mandando in rete il pallone che vale il 2-2. La squadra ospite appare accontentarsi, stanca dopo la rincorsa per raggiungere il pareggio, ma nella finale arriva la beffa per i ragazzi di Cudini. Monti all'87esimo si fa sfuggire il pallone calciato allo Sicco su punizione dalla sinistra e concede il calcio d'angolo. Sul tiro dalla bandierina la sfera attraversa tutto lo specchio della porta e nella mischia davanti a Monti Cuccato trova la deviazione che vale il nuovo vantaggio. Il Notaresco prova a riportarsi in avanti non avendo più nulla da perdere e va di nuovo vicino al pareggio con la conclusione di Moretti su imbeccata di Liguori nel primo minuto di recupero, ma Avella blinda la porta e il risultato respingendo il tiro. Gli ultimi assalti ospiti sono generosi ma poco lucidi e il Matelica al triplice fischio finale può festeggiare la vittoria che conferma i ragazzi di Chiozzo in vetta. Mister Tiozzo, vi siete fatti recuperare due reti nel secondo tempo, però l'avete portata a casa anche oggi con grande volontà. È continuato il filone di domenica, abbiamo dimostrato, la mia squadra sta dimostrando un grande carattere, mi stanno sorprendendo sotto questo aspetto qua, sono veramente bravi, perché penso che il 2-2 avrebbe steso un Mike Tyson e noi si sono un po' rialzati e si è riuscito a fare il 3-2, insomma. È una prova che questa squadra qui comunque ha carattere e devo complimentarmi con loro. Li ringrazio anche. Un Notaresco che comunque ha cercato di giocare la partita, vi ha messo anche in difficoltà, costringendovi un po' a cambiare il vostro gioco, costringendovi a usare più le azioni di rimessa che non imponendo la vostra tattica, insomma. È vero, il Notaresco ha fatto un'ottima partita sotto l'aspetto della gestione della palla e delle idee. Sapevamo che loro concedono qualcosa perché comunque giocano, portano molti uomini ad attaccare la linea, soprattutto Bontà, che poi ha fatto anche gol. È anche vero che Bontà va a chiudere le azioni e la fascia destra rimane un po' più sguarnita perché manca la mezzala e lì sono uscite le occasioni migliori il primo tempo con Franchi e lì su quello spazio lì si è buttato Santiago. Non lo scopriamo oggi che il Notaresco è una grande squadra, oggi è stata una partita bella, avvincente, però ripeto, voglio sottolineare il carattere di questi ragazzi qua. Veramente grazie e complimenti. Mister Cudini, la sua squadra ha cercato di imporre il proprio gioco al Matelica, un primo tempo in cui non avete faticato a creare occasioni, poi l'avevate riacciuffata sul 2-2 e poi una distrazione finale vi ha costretto alla sconfitta. Sì, c'è grosso rammarico per uscire qui da Matelica, un campo difficile contro una squadra importante, la classifica lo sta a testimoniare, uscire con 0 punti dopo la prestazione che abbiamo fatto, che i ragazzi hanno fatto con la voglia sempre di andare a ricercare il risultato, sin dal primo minuto. Paradossalmente ci siamo trovati sotto i 2 gol il primo tempo, forse eccessivamente per quello che il Matelica aveva creato. Un secondo tempo in cui la sua squadra comunque ha dimostrato carattere cercando di riacciuffare l'incontro, c'era riuscita e è andata anche vicina a trovare la vittoria. Ma questo è un po' il nostro modo di pensare, giocarci le partite fino alla fine. È un gruppo abbastanza giovane e nuovo soprattutto, quindi fino alla fine ce le giochiamo e ce le giocheremo fino alla fine del campionato. Quindi c'è rammarico perché avevamo ripreso una partita che forse sembrava alla fine del primo tempo persa, però poi la differenza, come ho detto ai ragazzi, la fa i dettagli in questo momento e anche non in questo momento, spesso volentieri, quindi
nostre disattenzioni paghiamo in questo momento troppo, le paghiamo troppo care per quello che è il nostro demerito.